Ciao a tutti gamer e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale, sono Simone e siamo qui, oggi finalmente ritornati con un nuovo video. Oggi ragazzi andiamo a giocare e a provare e a scoprire allo stesso tempo The Hunter Classic, un gioco gratuito che ho scoperto recentemente sullo store di Steam e vi lascerò sotto in descrizione il link per andarlo a scaricare. E niente ragazzi, fatemi sapere sotto nei commenti se volete altri video di The Hunter Classic, un bel pollicione in su, un bel commento, iscrivetevi al canale e condividete il video con tutti i vostri amici perché più siamo e più ci divertiremo in futuro. E niente ragazzi, diamo inizio alla stagione di caccia. Ok ragazzi, questo è il gioco, siamo all'interno, siamo in una zona di mappa, diciamo, perché la mappa è veramente molto molto grande. Siamo in questa isola, in questa pianura per cacciare i cervi ragazzi. Siamo qui per cacciare i cervi, con la I apriamo l'inventario. Questa è la prima volta che ci gioco ragazzi, dunque perdonatemi se qualcosa non so. E se avete qualche consiglio scrivetemelo sotto nei commenti che vi leggerò molto volentieri. Questo è il nostro equipaggiamento con i due fucili a cecchino, questo sembra abbastanza un po' più forte. Abbiamo la capacità dello zaino, dunque tanta roba. Ok, riprendiamo il gioco e scopriamo cosa bisogna fare. Aspettate che ho visto tante altre cose. Mappa. Ok, si può vedere la mappa. Questa è la mappa di gioco, ragazzi, una mappa veramente immensa. Adesso noi siamo in questa zona qui, raga, veramente molto, molto grossa. Devo scoprire tutta questa mappa qua per cacciare il cervo. Ma possiamo andare in questa zona, possiamo andare in questa zona. Praticamente tutta questa mappa qua è giocabile ragazzi. Dunque tanta roba raga. Naturalmente ragazzi ripeto che è la prima volta che ci sto giocando. Dunque non so come funziona, non so. Premi E, guardiamo cosa succede. Ok, ritorniamo. Questo qua sarà una casa per collegare con i nostri amici online, perché è possibile giocare in multiplayer online con i propri amici. Dunque ragazzi, quello che dico io, andiamo a cercare l'animale, che se non sbaglio dovrebbe essere da questa parte qua, ma il mio senso di orientamento, raga, va un pochettino a farfalle qualche volta. Dunque bisogna capire. Bellissimo, raga. Bello, mi piace. Proviamo a fischiare. Ok, ancora niente. Non vedo una ceppaleppa di niente, ragazzi. Questo è il nostro tragitto, bellino. Proviamo ad andare in questa zona qua, raga. Proviamo ad andare nella torre e guardiamo cosa succede. Forse andiamo nei piani alti della mappa. Guardiamo, sono molto curioso. Comunque la grafica non mi dispiace, devo essere sincero. Una bella grafica, una bella pianura, naturalmente. Aumentando un pochettino ancora di più la qualità, possiamo fare tanto. E dal prossimo video, ragazzi, cerco di aumentarla, prometto. No, cerco di fare l'impossibile. Va bene, ci vediamo alla torre di controllo. Non è che adesso ci troviamo una tigre a caso che ci sbrani, che ci venga di dietro, eh? Speriamo di no. Speriamo di no, raga. No, cervo coda nera. Yikes, I don't owe a license. Ok, va bene, perfetto. Ok, qua ci sono le impronte. Abbiamo registrato praticamente le impronte degli animali che finiscono subito, raga. Finiscono subito le impronte, dunque è inutile. O ci sono? Specie, cervo coda nera, stato vegando, hai bisogno di una licenza. Ok, perfetto, questa qua non possiamo cacciarlo. Perché dovete sapere ragazzi, non ve l'ho detto prima, ma era meglio dirvelo anche prima, che questo gioco bisogna spendere tanti soldi veri. Perché ho letto delle recensioni non molto positive, anzi molto negative, che bisogna spendere tanti soldi, proprio tanti soldi, raga, davvero, non sto scherzando. Per ogni animale bisogna pagare un abbonamento, una licenza diversa. Naturalmente si possono acquistare anche con i soldi che ti dà il gioco, andando avanti con le missioni una volta ogni tanto, però te ne dà veramente poche, ragazzi. Ok, hai bisogno di una licenza. Va bene, l'importante è che mi fai giocare almeno un pochettino, perché io vorrei anche un po' giocare, devo essere sincero. E voglio sapere che cosa sto cercando. Allora, praticamente il cervo io non lo posso cacciare? Perché io sono venuto qua. Ragazzi, ok, c'ho molta paura. Ho molta paura che abbiamo preso l'unico posto in cui non possiamo cacciare
No. No. Non è possibile, raga. Non è detto, dai. Non è abbastanza tutto da campeggio per andare lì. Ho capito. E cosa faccio io? Trascorro... Faccio un campeggio così a caso? Ho giunto a cacciare gli animali? Datemi il permesso di cacciare, però. Ragazzi, io è da un quarto d'ora che sto correndo e sto facendo morire il mio cacciatore. E non ho ancora trovato nessun cervo, nessun tipo di animale. Dunque sto pensando di uscire dalla partita e cercare un altro animale, ragazzi. Perché così non è fattibile giocare a un gioco. Cioè, mezz'ora non ho visto ancora un animale. Ma che cos'è, raga? È impossibile questa cosa. Me lo segna qua. Ma dov'è? Dov'è? Dove sono gli indizi? Dove sono... Dov'è il mio fucile? Dov'è le mie cose? Va bene. Non lo sto capendo, raga, questo gioco. Non lo sto capendo perché davvero... Non c'è un cervo, non c'è niente, raga. E dov'è? In mezzo al mare? Che cos'è, raga? Che cos'è in mezzo al mare? Ma dai, non ci prendiamoci in giro. Ok ragazzi, io cerco di cambiare mappa perché so già che ci sarà un casino enorme di cambiamenti, perché raga è veramente molto molto complicato. E niente, ci vediamo fra pochissimi secondi. Ok ragazzi, c'è stato un piccolissimo errore, non so come mai, non so cosa sia successo realmente, ma la mia traccia audio del microfono, ragazzi, non so, è andata persa così a caso, ma ci tenevo tantissimo a darvi la mia impressione personale, la mia opinione personale di The Hunter Classic, a riguardo di questo gioco per l'appunto. E niente ragazzi, ci tenevo tantissimo a darvi la mia opinione, infatti eccomi qua, non sto giocando ragazzi, non sto giocando, ma state vedendo il gameplay che ho registrato subito dopo il gameplay che avete visto nel pochi secondi fa, dove abbiamo cercato, tra virgolette, di cacciare il cervo, ma senza nessuna possibilità di vedere neanche un animale. Secondo voi, ragazzi, sono riuscito a cacciare un tacchino? La risposta è no. No, non ci sono riuscito, non ho trovato neanche un animale nella seconda zona di mappa che siamo andati a cercare, ragazzi. Non capisco il perché, non lo so, e ho paura nel scoprirlo, ragazzi, perché ho paura che questo gioco sia... solo per chi paga, giochi solo per pagare. Ma a questo punto ragazzi, la cosa che io sto pensando, ma perché non fanno pagare 10 euro il gioco, però c'hai degli animali disponibili e poi più avanti ci aggiungi DLC, ci aggiungi animali che puoi pagare, ma non tu rendi un gioco free to play, gratis, lo fai giocare a tutti, ma quando tu entri non puoi giocare né al single player né al multiplayer, ragazzi. Perché bisogna avere un abbonamento che dura 12 mesi, ragazzi. Questo è praticamente in poche parole il gioco. Tu paghi e puoi giocare, ragazzi. E questa è una cosa veramente brutta. E davvero, ragazzi, non so se ci porterò altri video. Forse più avanti farò qualche video di The Hunter Classic per valutare meglio questo gioco, per provare altre zone della mappa, per vedere se realmente ci sono qualche animale. Almeno un coniglio, troverò un coniglio, maledizione. E niente ragazzi, ci tenevo tantissimo a darvi la mia opinione, è un'opinione negativa riguardo di questo gioco, no, non mi è piaciuto neanche un po', la grafica mi piace, non possiamo avere una grafica di un gioco da 70 euro perché ragazzi questo è un free to play, è un gioco gratis, dunque non posso pretendere più di tanto, la grafica mi piace, l'idea c'era, però ragazzi pagare ogni singolo animale per cacciarlo secondo me è una brutta cosa, non è un gioco ragazzi, non è un gioco, allora tanto vale farlo pagare 10, 20, 30 euro, quello che è, però mi fai cacciare gli animali. Ma si può per cacciare un coniglio devo avere una licenza che costa un abbonamento? Adesso non so di quanti euro, però raga è incredibile. E niente ragazzi, mi raccomando un bel pollice in su, un bel commento, iscrivetevi al canale, fatemi sapere sotto nei commenti se volete altri video di The Hunter Classic. E niente ragazzi, vi ricordo che sotto in descrizione troverete il link per andare a scaricare questo gioco che si trova su Steam gratuitamente. E niente ragazzi, mi raccomando un bel pollice in su, un bel commento, iscrivetevi al canale se volete condividere il video perché più siamo e più ci divertiremo in futuro.
E niente ragazzi, mi raccomando, un bel pollice in su, un bel commento, iscrivetevi al canale. Ciao, gamer!